Ma che posto strano, ma dove sono? Che cosa sono queste luci? No, non riesco a capire. Boh, sento dell'acqua, ma non sono bagnato. Ma Lucia? Lucia, dove sei? Sono qua, Lucia? Sono qua. Lucia? Non mi vedi? No, non ti vedo, dove sei? Aspetta, guarda, sono qua. Ah, ecco, ciao, qua. Ciao. Ah, sei qui, sei... Aspetta, tu, aspetta. Tu dove sei? Io sono qua, sono. Mi vedi? Ah, ecco, sì, oh. Sì. Ah. Ma siamo in un posto veramente strano qua, sì, eh? Sì, sì. Ah. Bello però, eh? Sì, ma... Sembra di essere in una grotta. Sì. Ma perché siamo, perché siamo qua? Siamo qua, siamo al laboratorio della luce. Ah, siamo... Sì. Ma è tutto buio in effetti però, eh? Sì, però abbiamo fatto questo effetto speciale per introdurre l'argomento di oggi. Ah, ma scusa, ma facciamo tutto il laboratorio con questa senza luce? Ma a me piacerebbe, però forse se accendiamo la luce è meglio, così ci vediamo un po' tutti. Ma allora accendiamo la luce, accendiamo così la possiamo luce, salutare dai. Tutti. Okay. Eccoli qua. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, siamo al laboratorio della luce. Il laboratorio della luce è stato realizzato in occasione della mostra che c'è qua dietro di noi a San Francesco, che si chiama E Luce Fu. E Luce Fu è una mostra promossa dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo e curata dal Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea. Prima di incominciare il nostro laboratorio, facciamo come facciamo di solito, cioè ci salutiamo con la torcia. Prendiamo, avete tutti la torcia, l'avete presa, l'avete portata per il laboratorio e allora puntatela contro la webcam per salutarci. Eccoci qua, molto bene. Bene, allora, bene, possiamo bene, incominciare bene. Sì. Allora. Ecco, okay. Allora, come dicevamo all'inizio, abbiamo fatto un'ambientazione un po' misteriosa, piena di riflessi, per introdurre, ecco ancora la luce accesa, per introdurre l'argomento di oggi, che come avete capito anche dal titolo, è il riflesso. E perché parliamo di riflessi? Naturalmente tutto questo laboratorio, il laboratorio della luce, legato alla mostra che c'è a Cuneo, nella chiesa di San Francesco, tutta di opere che utilizzano la luce come materiale per creare dell'arte, e noi ci siamo ispirati ad un'opera in particolare che c'è in mostra, un'opera di un artista islandese, danese, che si chiama Olafur Eliasson. E adesso vi facciamo vedere un video di quest'opera, così cominciamo a capire di cosa si tratta. Questo artista ha creato una grande macchina con cui fare un sacco di riflessi. Guardate un po'. Thank you.
Era bellissimo, era meraviglioso. Era meraviglioso ed è un'opera meravigliosa. E pensate, ragazzi, bambini, che è fatta tutta solamente con i riflessi. Quindi è fatta tutta solamente appunto con una luce e con degli anelli. Però è un'opera un po' difficile, è vero Lucia? Non hai trovato sì, un po' difficile? Cioè, mi è piaciuta e ho anche abbastanza capita, credo, Però c'erano delle cose che volevo sapere in più, no? Allora sai cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Ho scritto una lettera a Olafur Eliasson. Hai scritto una lettera sì, a Olafur? Sì, gli ho scritto una lettera a lui, l'ho mandata là a Berlino, dove si trova. E lui ti ha risposto? Certo che mi ha risposto, un grande artista, non deve... Meraviglioso, sono emozionato. Allora, adesso te la faccio leggere. Sì. Anzi, guarda, questa qui è la lettera che ci ha mandato. Fammela vedere, fammela vedere. Io l'ho mandata a nome della scatola gialla, questa lettera. Fammela vedere bene. Allora, fammela vedere, guarda. Ma bellissima, Sì. Ci sono anche i francobolli da Berlino. Da Berlino, certo. Aspetta, io tiro fuori tutto qua. In effetti... Tieni ecco, guarda, qua. Ci sono due fogli. Sì. In uno ci sono le domande. Quello che gli hai fatto tu. Ci sono le risposte che mi ha mandato lui. Ah, fantastico. Io ti leggo le domande, allora. Sì, okay. E io leggo le risposte. Allora, vediamo, cerchiamo di capire meglio quest'opera. Allora, giustamente, la prima domanda è perché hai chiamato l'opera The Sun Has No Money? Che cosa significa? Oh, allora, The Sun Has No Money in inglese significa il sole non ha soldi. Vuol dire che il sole è una cosa che non si può comprare. Non paghiamo per avere il sole è di tutti. Il sole ci manda la sua luce e i suoi riflessi ed è completamente gratis. Ed è anche la cosa più importante che abbiamo, quella che ci fa vivere. E per fortuna nessuno può appropriarsene e far pagare gli altri per averlo. Bellissimo. Bello come significato. La seconda domanda che gli abbiamo fatto è... Come hai fatto a farla? Ho fatto costruire 6 anelli di vetro di dimensioni diverse. Alcuni hanno una superficie specchiante, altri hanno dei filtri colorati. Sono appesi al soffitto e c'è un motorino che li fa girare. Poi ci sono 2 grandi fari che li illuminano ed è così che si formano i riflessi. È proprio quello che abbiamo visto, in effetti. Però questa domanda, secondo me, è ancora più interessante, perché giustamente hai detto, ma hai fatto tutto da solo? No, mi ha risposto. Ti ha risposto? Non ho fatto tutto da solo. Ho un grande studio dove lavorano tantissime persone che hanno compiti diversi. Ci sono ingegneri, tecnici, storici dell'arte, architetti e anche dei cuochi. Sì, perché a me piace fare esperimenti un po' su tutto, non solo sull'arte, ma anche sull'architettura, l'arredamento e persino la cucina. Mi interesso di tante cose, soprattutto per fare in modo che le persone vivano meglio, circondate dalla bellezza e più in armonia con l'ambiente. Nel mio studio, che si trova a Berlino, lavorano soprattutto dei giovani. Vi ho mandato anche un video dove potete vedere alcune delle cose che facciamo. E guardiamo questo video che ci ha mandato. Thank you.
Hai visto? Che bello, quante cose che c'erano. C'erano anche i riflessi fatti con l'acqua. E pensa che io credevo che un artista lavorasse tutto da solo, chiuso nel suo studio, a fare il suo quadro, la sua scultura, le sue cose. E invece questa è uno studio grandissimo, è una specie di fabbrica dove c'è tantissima gente che lavora. È la fabbrica della luce. Sì, infatti. È la fabbrica della luce. Lui lavora. Noi abbiamo un laboratorio della luce e Olafur ha addirittura una fabbrica. Una fabbrica della luce. Ma un'altra domanda che gli hai fatto, che è molto interessante, è stata proprio questa. Ma perché ti sei interessato dei riflessi? Allora, fin da piccolo sono sempre stato affascinato dalla luce del sole. Io sono nato in Islanda, un'isola molto vicino al Polo Nord, dove la luce ha veramente degli effetti speciali. Vi ho mandato anche delle foto. Da metà maggio a fine luglio non è mai veramente buio la notte. Gli altri mesi vicini, come aprile, agosto e settembre, hanno giornate molto più lunghe delle vostre. Guarda qua, vedi? Questa si vede molto bene in questa foto qua. Hai visto? Sì. Penso che qua è mezzogiorno. E a mezzogiorno il sole è basso sull'orizzonte. E tra poco diventerà di nuovo tutto buio. Questo è inverno. Perché dice che nei mesi invernali, dice, che le giornate sono molto corte, anche di sole 4 ore. 4 ore. E il sole è sempre basso sull'orizzonte. E l'atmosfera è molto particolare, è un po' spettrale a volte. E poi guarda, da settembre a marzo, dice, si possono vedere nel cielo dei meravigliosi bagliori colorati, davvero spettacolari. E l'aurora boreale, guarda l'aurora boreale. Bellissima, che bello, Mi piacerebbe poterla vedere anche qua. È magnifica. Chissà. Anche qua abbiamo... Anche noi comunque qua al Laboratorio della Luce, abbiamo una piccola aurora boreale. Una piccola aurora boreale. Insomma, nel nostro piccolo, con i nostri mezzi del nostro Laboratorio della Luce possiamo creare anche un effetto aurora boreale. Certo. Allora, adesso bambini dobbiamo entrare un po' invece nel vivo del nostro laboratorio. Allora, prima di tutto dobbiamo capire bene che cos'è un riflesso. Prima di tutto una cosa che... molti sapranno, ma che tutti devono sapere, è che la luce viaggia sempre in linea retta. La luce non può mai deviare. Non fa una curva e non deve, va sempre dritta, ok? E infatti, quando incontra qualche cosa, crea un'ombra dietro, no? Però non fa solo questo. Quando incontra qualche cosa che la blocca, lei ritorna indietro, si riflette. Un po' come se, non so se qualcuno di voi ha mai visto un biliardo o ha mai giocato con un biliardo. Vedete, sapete che le palline del biliardo, quando toccano la sponda, cambiano direzione. Adesso, non so, bisognerebbe farvelo vedere. Lucia, abbiamo un biliardo? Pensa, abbiamo anche un biliardo noi a disposizione. Abbiamo anche un biliardo? Ma certo! Allora, prendiamo questo biliardo. Adesso te lo tiro fuori. Allora, adesso vi facciamo vedere esattamente come funziona... in questo momento, come funziona la luce. Allora, dovete pensare alla luce come se fosse una pallina da biliardo. Adesso Lucia ha preso un biliardo, perché noi abbiamo al Laboratorio della Luce, ogni tanto ci divertiamo anche a giocare così e giochiamo anche ogni tanto anche a biliardo. Allora, vedete, Lucia ha preso il biliardo e io vi faccio vedere bene. Allora, guardate, io prendo una pallina, ok? Prendo una pallina gialla, per esempio, e questo è il mio raggio di luce, ok? Poi, una volta che ho preso il mio raggio di luce, allora il mio raggio di luce può andare dritto dritto. E se io voglio far andare dritto dritto fino in buca, lo lancio e via. Questo va in buca. Beh, adesso non è andato, più o meno, dai. Tirato troppo forte. Però, invece, succede un'altra cosa, ragazzi, che se io invece voglio farla andare non in questa buca qua, ok? Non nella buca qui, ma in questa buca qua, devo fare un tiro che si chiama di sponda. E se voi immaginate che questo è un raggio luminoso, io a questo punto lo posso mandare di qua e tacchete, la mando da là. Non sono molto bravo a giocare a biliardo, Sì, in effetti. No. Pensavo che facessi almeno una buca, ma niente. Guarda, io non sono proprio capace, quindi non ci provo nemmeno a fare la buca, però volevo provare a vedere, spingendo la pallina in varie direzioni,
Che cosa succede, no? Perché magari io la spingo, provo a mandarla proprio perpendicolare alla sponda e vediamo che angolo mi fa. Ok, vediamo, vai. Ah, ecco, è quasi tiro un po' debolino, sì, però sì. Ho visto che la pallina ha fatto un angolo molto stretto, ha fatto una specie di V, ma molto stretta. Allora adesso provo a mandarla in una direzione diversa. Ecco, è come hai fatto tu prima, ha fatto una V molto più larga. Quindi il raggio luminoso, quando è parallelo, quindi quando è perpendicolare a una superficie, ritorna indietro esattamente com'era. Quando invece non è esattamente perpendicolare, fa un angolo. Sì. Però, ragazzi, è un po' difficile riuscire a capire questo concetto così guardando solo i giochi da biliardo, no? Non sì. Vi sembra un po' difficile? Ci vorrebbe proprio un raggio. Ci vorrebbe un raggio. E allora noi, per riuscire a farvi capire proprio bene come funziona la riflessione della luce, abbiamo preso un raggio laser, un raggio verde. E adesso vi facciamo vedere esattamente, in questo modo si vede proprio il raggio, e in questo modo vi facciamo vedere esattamente come funziona la riflessione della luce. Guardate. Ecco, noi abbiamo usato una vaschetta trasparente con dell'acqua per poter vedere meglio il raggio, e qui vediamo che puntiamo il raggio verso il bordo della vaschetta e, allargando e stringendo la direzione, vedete che si allarga e si restringe quella V che abbiamo visto prima fare dalle palline. Qui lo vediamo bene dall'alto. Quindi l'angolo si modifica, quindi a seconda della direzione. Quindi io posso mandare questo raggio dove voglio. E come mai? Come succede che questo raggio si riflette? Perché proprio dietro alla vaschetta vedete che c'era uno specchio. Uno specchio. Uno specchio? Eh già, uno specchio. E allora abbiamo già capito che per, guardate qua vedo anche dei ragazzi che stanno già facendo un po' di riflessi, molto bene. Allora, state già facendo, allora vi voglio far vedere ancora una cosa molto interessante, perché facendo appunto come abbiamo fatto con il raggio laser che attraverso uno specchio si è riflesso, guardate questo specchio qua, guardate questo specchio che adesso vi facciamo vedere, guardate che grande che è questo specchio, sono tre specchi giganteschi. E sapete che cosa servono? Servono per illuminare addirittura un paese. Pensate che c'è un paese nel nord del Piemonte, che si chiama Viganella, che è in fondo a una valle, molto, molto profonda. E questo paese non ha mai il sole, però con uno specchio, con quello specchio che avete visto, la luce viene riflessa e finisce sul paese. Quindi, come vedete da quest'altra foto, tutta la valle è all'ombra, tranne il paese che è invece al sole, ed è un sole non diretto ma riflesso. Guardate qua, vedete, addirittura ci sono gli abitanti di Viganella che per la prima volta in piazza hanno avuto il sole e si sono dovuti addirittura mettere gli occhiali da sole, tanto che gli dava fastidio il Pensa sole. Che meraviglia. È una cosa meravigliosa. L'hanno fatta in diversi posti questa cosa, perché è un utilizzo dello specchio. Anzi, molto. Vi racconto anche un segreto. In realtà il primo specchio non è proprio lo specchio che c'era a Viganella, è uno specchio che c'è in Norvegia, in cui in un'altra valle degli abitanti hanno fatto la stessa cosa. Sì, perché anche lì spesso anche capita lì, di sole, certo. Ne hanno un po' poco. E quindi vengono giusto utili gli specchi. Allora, noi abbiamo visto dei grandissimi specchi che fanno dei grandissimi riflessi, ma possiamo fare anche noi dei piccoli riflessi con i nostri piccoli specchi. Sì, sì. Allora, a questo punto facciamo un giochino insieme. Oh, finalmente. Prendete la vostra torcia. Allora, io avete prendo tutti la torcia? Che ho qua. Mi raccomando, prendete tutti la torcia. Ok, benissimo. Prendete il vostro specchio. Okay. Ecco, io qua abbiamo diversi specchi. Noi abbiamo parecchi, io ne prendo uno così. E io ne prendo uno così. Ok. Adesso, abbassiamo le luci. Abbassiamo le luci. Allora, anche voi, se riuscite a casa, dovete stare un pochettino al buio, come siamo noi. Quindi. Ok. Ok, quindi. Ok. Ok, così, anche perché sennò non si vede la luce. E dopodiché incominciamo a fare. Provate a puntare la torcia verso lo specchietto e cercate di intercettare il raggio e di deviarlo da qualche parte, come abbiamo visto prima. Magari verso noi, proviamo verso il fondo, allora, il nostro fondale. Allora, abbiamo un po'. Lo specchio quadrato che è di Christian.
Ok. E io, lo vedete? Vedete il mio specchio rotondo. Oh, ma voi state riuscendo benissimo, bravissimi ragazzi. Ok. Vedete che muovendo lo specchio, inclinandolo in vario modo, modificate l'angolo del riflesso e potete mandare il riflesso dello specchio dove volete. Guardate qua. Adesso facciamo un esperimento, provate, come prima avete puntato la torcia contro la videocamera, la vostra webcam, provate a deviare il raggio riflesso, ok? Verso la webcam, come faccio io, guardate. È difficile, Guardate un po'. Provate a vedere, ecco. Io ci sto riuscendo, Lucia. Non diretta, ma con la... Io ci sto riuscendo ci benissimo. Riuscendo? Sì, sì, io ci riesco benissimo. Io anche. Aspetta, la mando anche su questa qua, eccola qua. E io la mando su questa qua. Ok, guarda qua. Ok, guardatela qui. Anche voi ci state riuscendo, bravissimi. Okay. Ecco. Molto bene. Ok. Ok, proviamoci tutti insieme. Ok. Qua. Ok. Ecco perfetto. Qua, perfetto. Vedete come la luce non è più diretta, ma invece passa attraverso lo specchio. Ok, bene. Okay. Ok. Abbiamo fatto anche questo piccolo esperimento. Ci si può anche salutare a distanza, se uno certo. abita in città sì, sì. e il suo amico abita nel palazzo di fronte, di notte ci si può fare dei segnali con i riflessi e utilizzando lo specchio. Insomma, ci sono tanti modi in cui si può riflettere la luce. Sì, ma in realtà... Io quando ho uno specchio non rifletto solamente la luce, giusto ragazzi? Giusto bambino? Quando noi vediamo uno specchio ci vediamo proprio tutti noi. Certo. Voi sapete perché? Perché uno specchio, allora, è una superficie liscia, ok? Che fa passare tutti i raggi esattamente come devono passare, ok? Però se uno solo è un solo raggio, ma se tutti i raggi vengono deviati e riflessi dall'altra parte e quindi creano un'immagine e questa immagine è esattamente uguale, però al contrario, cioè inversa. Non so se, allora, guardate, vi faccio vedere con un gioco che si fa normalmente, che è il gioco dello specchio. Guardate, allora, Lucia è il mio specchio, ok? Allora, adesso io okay. alzo... Io ti rifletto. Tu okay. riflettimi, ok? Allora, io adesso alzo il braccio destro. Lucia, alza anche tu il braccio destro? Anch'io alzo il braccio destro. Ah, no. Però non funziona. Non funziona, perché io vedo il palmo e tu... Io ho il dorso e tu il palmo. Allora, io devo alzare il sinistro. Perfetto. Ah, ecco. Il mio braccio destro è specchiato nel mio braccio sinistro. E il mio sinistro? Il contrario. E il destro? Sinistro. Sinistro? Sì. Questo è un giochino che... Questo è sempre più... Se siete in due potete farlo pure con i vostri genitori. Quelli che fanno i giochi teatrali sono abituati a fare questo gioco dello specchio, perché è proprio un gioco di attenzione. Però, dove bisogna capire questo discorso della specularità. No? E a noi serve proprio per capire questa cosa qua, cioè che tutti gli specchi ci riflettono, ma all'inverso. Sì. Giusto? Sì. Ok. E poi sai che... Si possono vedere anche in natura delle superfici specchianti, cioè non soltanto con i nostri specchi artificiali, ma anche per esempio con delle superfici d'acqua che sono perfettamente lisce, ferme. Per esempio un lago completamente fermo, immobile, può avere questo effetto di specchio. Adesso vediamo se ci arriva un'immagine dove possiamo vedere... Questo non è un lago, eh? Questo non è un lago. Però sembra. Questa è una pozzanghera. Allora, bambini, questo è un piccolo gioco che vi chiediamo nei prossimi giorni. Allora, visto che guardiamo un sacco di cose specchianti, eccetera, eccetera, quando voi andate in giro, se per caso piove, no? E ci sono delle pozzanghere per terra, cercate di vedere il palazzo che c'è in alto dentro la pozzanghera. È una cosa divertentissima, ok? Sì, allora, ecco. Poi possiamo vedere anche un'altra immagine, per esempio. Qua. Ecco, anche questo è il lago vero e proprio, questa è un'immagine molto tipica perché spesso si trovano delle foto di questo tipo perché sono molto spettacolari, vedere proprio il paesaggio esattamente riflesso e ribaltato
sulla superficie del lago. È una cosa che è sempre molto, molto sorprendente, molto bella. Ma cosa stai facendo, scusa? Oh, mamma mia. Guardatemi un po'. Ah, ma... Lucia, non ti sembra un po' strano? Ma sì, la tua faccia mi sembra piuttosto strana, devo dire, Sì, eh? guarda. Perché è vero che una metà si riflette, insomma, i due occhi, i due pezzi di naso, la bocca si divide in due, però non mi sembra uguale alla tua faccia reale. Beh, è Guarda. strana questa cosa, eh? Questo potete farlo Sì, anche voi, che avete lo specchio e ecco, fare degli vedo qualcuno che scherzi lo da... fa. Ok, così. Guardate, ok. Beh, è una cosa un po' strana, e sapete perché è strana? Perché la nostra faccia in realtà non è mai perfettamente simmetrica, cioè se la dividiamo in metà, le due parti non sono esattamente uguali da una parte e dall'altra. Magari c'è l'occhio leggermente più alto, oppure, ma proprio di pochissimo, e basta un particolare che non è perfettamente uguale e ci dà subito un'impressione strana. E questo perché è proprio l'effetto di questa cosa che chiamiamo simmetria. La simmetria è una situazione in cui un'immagine che se noi la dividiamo perfettamente a metà, vediamo esattamente la stessa cosa da una parte e dall'altra ribaltata. E con questa, ecco, vedo che c'è qualcuno che fa degli esperimenti con gli Bravissimi. specchi di simmetria, bravissimi. Adesso, con questi specchi che avete, e con l'altro materiale che avete, e cioè i fogli, i pennarelli, le matite che avete per disegnare, proviamo a fare insieme una piccola attività in cui sfruttiamo questo fenomeno della simmetria. Allora, ci dobbiamo organizzare. Ci organizziamo in questo modo, che allora Lucia, Io tiro fuori il tu mi trovi il materiale, eh? materiale, io invece faccio una cosa, vado di là, così prendo una telecamera e cerco di riprenderti bene bene, in modo che tutti voi bambini possiate vedere bene, benissimo questo esperimento, Quindi ok? preparatevi anche voi, preparatevi lo Ci specchio, vuole lo il specchio, il foglio, le foglio, matite la e tita. poi mi seguite, eh? Io vi dico cosa fare e lo facciamo insieme, Allora, ok? io vado, allora, io vado, arrivo Io prendo la subito, sedia che ce ok? l'ho qua. Ciao. Allora, qui ho dei fogli, un po' di pennarelli, lo specchio. Allora, dunque, anzitutto questo specchio qua che ho io, fatemi un po' vedere i vostri specchi, alzateli un po'. Ok. Vedo che più o meno avete tutti uno specchio che ha un bordino, che ha un bordo. Allora, questo può essere un problema perché sarebbe meglio che lo specchio non avesse il bordo, perché deve arrivare perfettamente a filo con il foglio che mi serve poi per disegnare. Allora, questo non ve l'abbiamo detto prima perché era un po' così, un po' eccessivo, anche perché potete procurarvi facilmente quello che vi serve per risolvere questo piccolo problema. E allora, prendete un libro o un quaderno o delle riviste, qualcosa che avete proprio lì a portata di mano e lo mettete sotto il foglio. Io per esempio qua sotto ho dei libri e adesso ne prendo uno. Ok. Mettete il vostro foglio sopra il libro. Ok? Ecco, così se appoggiate lo specchietto al libro, vedete che è perfettamente a filo con il foglio. Allora, se avete un foglio A4 come questo, magari lo pieghiamo in due, così, perché così diciamo ci limita un pochettino lo spazio da occupare per il disegno. Non ci allarghiamo troppo, ecco. Lo dividiamo in due, questi li possiamo mettere da parte. Allora adesso prendiamo un pennarello di un qualsiasi colore, io ne prendo uno blu. E voi prendete la penna, la matita, quello che avete. Proviamo a fare una semplice forma geometrica. Un cerchiolino lo facciamo qui vicino al bordo, abbastanza vicino al bordo.
Così. Ok. L'avete fatto tutti? Ah, vedo che qualcuno sta ancora piegando il foglio. Ok. Se no potete anche tenerlo non piegato il foglio, però dovete stare, diciamo, nello spazio del vostro specchio. Perché io adesso, se appoggio lo specchio al foglio, vedo il mio cerchiolino riflesso dall'altra parte. Adesso però aggiungo ancora un'altra cosina. Faccio un altro cerchiolino un po' più sotto e un po' più in là. Per esempio qua, così. Più piccolo, più grande. Fa lo stesso. Poi alzo lo specchio e vedo che i due cerchiolini si riflettono. Ecco, ci siete? Ok. Ci siete? Lo state facendo? Benissimo. Adesso qua, beh, non vedo ancora niente di particolare. Allora aggiungo ancora qualche cosa. Faccio per esempio una lineetta qua. E poi provo a riflettere. E qua a me viene già in mente qualcosa. Non so a voi. Proviamo a aggiungere ancora qualcos'altro. Facciamo qui sul bordo un semicerchio, soltanto mezzo, ok? Poi tiro su, ecco qua. Allora, a me già viene in mente qualcosa, un'immagine. A qualcuno viene in mente cosa si potrebbe ricavare da questo disegno col riflesso? C'è qualcuno che alza la mano? Beh, chi vuole può anche rispondere. Si può? Un fiore? Beh, certo, potrebbe essere un fiore. Oppure? Una faccia? Beh, sì. Una zampa? Beh, guarda, a me il suggerimento della faccia mi piace, eh? Ah, una coccinella, qualcuno ha detto. È vero, una coccinella. Beh, vedete che con quattro semplici forme, molto semplici, però riflesse, che quindi creano una simmetria, possiamo già farci venire in mente delle immagini. Per esempio, qualcuno ha detto un alieno clown. A me piace questa idea, a me piace. Allora, possiamo aggiungere alcune... Io provo ad aggiungere alcune linee, e vediamo se... Per esempio così, poi per esempio così, e poi per esempio così. Adesso io provo a sollevare lo specchio. Ecco, qua, beh, mi sembra già più una faccia da clown. Non so se è alieno, però... però, perché io veramente i clown alieni non li ho mai visti. Però i clown, quelli umani, terrestri, quelli li ho visti. Quindi io mi baso un po' su quelli, no? Poi se qualcuno di voi riesce anche a immaginare come potrebbe essere un clown alieno, è una bella cosa. Adesso proviamo ad aggiungere qualche cosa, no? Per esempio, non so, sempre in modo simmetrico, cioè facciamo soltanto una metà da una parte, poi lo riflettiamo e vediamo che, ecco qui abbiamo il cappello, poi abbiamo i capelli, poi abbiamo il resto della faccia e poi possiamo aggiungere anche qualcos'altro. Ecco qua. Io ho fatto un clown, Vediamo voi se avete fatto, se c'è qualcuno che è riuscito a fare un clown alieno. Provate a prendere il vostro metafoglio. Adesso il foglio con lo specchio riflesso sarà difficile farlo vedere nella webcam, però potete farmi vedere il vostro disegno che avete fatto, la metà. Vediamo un po'. Wow, bellissimi. Ecco, sì. Eh beh, quello lì è proprio alieno, sì, ne ho visto uno che sembra proprio un clown alieno. Bellissimi, bravi, beh, molto più bello di quello che ho fatto io, veramente, già. Beh, avete capito perfettamente. Bene, bene, bene. Allora, adesso vi faccio vedere.
Solo così, no? Come spunto, e poi voi potete sbizzarrirvi a farne quanti volete di disegni simmetrici, che basta fare anche soltanto una piccola linea, una semplice linea, no? Per esempio una linea curva sul bordo del foglio, eh? Per esempio sul bordo del foglio io, che so, faccio questo, per esempio, ta, e va là. Non è niente, no? Provo a riflettere. Beh, a me per esempio qua viene in mente, vediamo un po', una specie di pupazzo, eh? E abbiamo anche, c'ha anche i bottoni, ecco, una specie di pupazzetto, oppure ecco questo. Adesso non fatelo questo, voi fate altre cose, no? Se riuscite a fare altre cose, altri disegni con riflesso, fatevi sempre le foto e fatecele avere, eh? Adesso poi vi dico anche l'indirizzo. Adesso vi faccio ancora vedere, per esempio, questa è una cosa veramente molto molto semplice, no? E anche qui con una linea invece questa volta a zig zag, no? Possiamo, che ne so, fare un albero di Natale. Ok, io penso che avete capito il concetto, no? Perché avete fatto dei disegni molto belli. E quindi vi ripeto l'invito: se vi viene voglia di fare ancora dei disegni con i riflessi, quindi la vostra metafoglio e col vostro specchio, li fate e poi li fotografate. E poi ci mandate la foto, sempre al solito indirizzo, lascatolagialla@gmail.com. E noi magari li pubblichiamo sul nostro sito se ce li mandate. E così ci fate vedere le cose meravigliose che fate. Per adesso, grazie tantissime. Lucia! Lucia, guarda, cosa guarda. C'è? Guarda cosa ho trovato. Wow, ma che bella! Hai visto? Avete visto, ragazzi, cosa ho trovato? Una lampada specchiante. È una lampada specchiante. Ma sì. Questa farà la simmetria, questa qua? Questo non so se fa la simmetria. Secondo voi fa la simmetria questa qua? È una lampada specchiante, eh? Allora, sai perché l'ho presa? Adesso ti faccio vedere. Sì. Allora, togliamo i fogli, allora voi potete continuare a disegnare dopo, anche. E mi raccomando, appunto, fate quello che ha detto Lucia, cioè fate metà disegno e poi dopo l'altra metà lo completate con lo specchio e ci mandate la fotografia. Però adesso volevo farvi vedere una cosa, anzi, magari la fa vedere Lucia. Cioè, guarda un po' se io metto qua. Allora, io provo a metterla qua. Tu mettila qua così. Così. Ecco, mettila qua. Okay. Sì, perché questa superficie, la superficie di questa lampada, mi dà degli effetti piuttosto strani, devo dire, perché non è perfettamente piana. E io, vediamo un po' se si riesce a vedere, io per esempio se metto la mano qua, la mano diventa grande, Proviamo a mettere la faccia, vediamo se si riflette la mia faccia in modo normale, oppure direi che viene piuttosto deformata, Sì, perché questa superficie curva fa degli effetti particolari. Poi, piuttosto, una cosa molto interessante è che attraverso questo riflesso di questa immagine potete vedere tutto lo studio qua del laboratorio della luce. È un'immagine stereoscopica, Fa vedere un po', adesso non so se riusciamo a mandarla in onda, ma vediamo un po' come si può fare. Vediamo un po' come si può fare. Guardiamo un po'. Ecco, guarda un po' qua, così. Riuscite a vedere qualche cosa. Vedete in questo modo? Beh, questo è per farvi vedere che non ci sono soltanto gli specchi piani, ma ci sono anche gli specchi curvi. E che cosa succede negli specchi curvi? Che deformano l'immagine. E deformano l'immagine in modo molto strano. Bambini, voglio farvi vedere un'altra immagine. Ah, guardate, c'è già qualcuno che sta facendo dei riflessi e degli esperimenti con anche con i bicchieri, effettivamente si possono utilizzare. Possiamo utilizzare i bicchieri, possiamo utilizzare un sacco di cose per fare per deformare la nostra immagine. Appunto, se qualcuno
per esempio, se uno va a Luna Park, non so se qualcuno di voi è mai andato nella casa degli specchi. Ci sono degli specchi che ci fanno sembrare grossissimi e degli specchi che ci fanno sembrare smilzi smilzi. Ok, ragazzi? Allora, vi voglio far vedere un'immagine. Guardate questa immagine qua. Questa immagine è un'immagine doppia, è un cucchiaio. È un cucchiaio e dalla parte sinistra è la parte convessa e la parte invece quella a destra è la parte concava. Vedete che la parte concava ci deforma la faccia, ci fa la facciona come quella che ha fatto prima Lucia, e invece la parte di sinistra, cioè quella concava, quella da cui noi beviamo il caffè latte, no? Invece fa un effetto ancora più strano, perché addirittura ribalta la nostra immagine. Allora, adesso non lo fate perché sennò dovete lasciare la webcam, dovete lasciare la vostra postazione, ma poi mi raccomando di fare così, andate in cucina, potete cercare cucchiai, mestoli, tutte le cose che sono curve e provate a specchiarvi e a vedere che cosa succede, no? E sì. Un'altra cosa che potete fare quando andate in giro per tutta la città è questa, cercare dei riflessi deformati. Secondo voi dove si possono trovare dei riflessi deformati in città? Qualcuno può sapere? Qualcuno ce lo dice? Sapete dove poter trovare? Sulle macchine sicuramente, hai proprio ragione. Sì. I parafanghi delle macchine. Certo, in cupola di vetro. O anche... non ho capito. Sì, nelle vetrine a volte... Ci riflette, ci potrebbe anche riflettere deformato. Un altro posto sono sicuramente le moto tutte belle cromate, no? E, oppure ci sono anche quegli specchi che servono per fare al papà quando deve uscire dal garage o quando deve uscire dal cortile, no? Che ci sono degli specchi che fanno un'immagine deformata. Ok, anche qua, se andate in giro, prossimi giorni, cercate di vedere, di riflettervi in tutto dove potete. Okay? Sì, se andate in bagno potete provare a riflettervi anche nelle doccine oppure nei rubinetti, e vedere i vostri riflessi tutti strani e deformati un po' dappertutto in tutta la casa. E se invece, torniamo agli specchi piani però, perché mi è venuta in mente un'altra cosa che si può fare. Provare a mettere uno specchio di fronte all'altro, paralleli. E infatti vi avevamo chiesto di prendere due specchi. Vediamo cosa succede. Sì, noi abbiamo fatto un videino per vedere che cosa succede. L'abbiamo fatto in video perché vederlo in diretta è un po' difficile da riprendere. Però adesso vi facciamo vedere. Adesso, guardate questo... Le nostre sì. Ok, guardate qua. Adesso abbiamo messo due specchi, uno di fronte all'altro, e in mezzo abbiamo messo questo oggettino, una piccola ranocchia, un pupazzetto. Guardate un po' che effetto fa. Uno specchio si riflette nell'altro, che si riflette nell'altro, che si riflette nell'altro, e l'immagine è riflessa una volta davanti, una volta da dietro, una volta davanti, una volta da dietro. E dà una sensazione di una specie di tunnel. Sì, come fosse una galleria. Una specie di galleria infinita. Di immagini che si moltiplicano all'infinito. Beh, secondo me possiamo provare anche noi a farlo. Cioè, voi dovreste avere due specchi. Noi abbiamo chiesto di procurarvi due specchi. Perfetto. Allora, adesso noi vi... Benissimo. Molto bene. Allora, adesso noi vi facciamo vedere come fare a posizionarli. E poi voi potete vedere sui vostri specchi proprio l'effetto tunnel. Ok? Allora, adesso... Togliamo la lampada specchiante deformata. Questo se ne avete una, mi raccomando. Guardate. Allora, qui abbiamo due specchi, i nostri due specchi. Allora, se siete in due potete prendere uno specchio e uno l'altro specchio e mettergli uno di fronte all'altro, così paralleli. Se invece siete da soli avete bisogno di un supporto per poter appoggiare lo specchio, uno specchio almeno. E potete anche qui prendere dei libri, un vaso, qualsiasi cosa che vi capita dove poterlo appoggiare. Adesso io prendo dei libri, ne avevo già uno qua e poi ne ho degli altri qua sotto, perché uno non mi basta. Allora, lo metto qua.
Ok. Se invece siete in due, uno può tenere... con gli armadi, certamente. Ecco, se avete un fantastico armadio con le pareti a specchio, quello è veramente la cosa migliore che vi può capitare nella vita. Eh? Eh sì, è vero. Sì. È un'esperienza che, insomma, ti lascia il segno. Allora, adesso mettete gli specchi paralleli, poi mettete un qualsiasi oggetto che volete, lo mettete dentro, e poi guardate. L'effetto tunnel. Riuscite a vederlo? Adesso qua voi non potete vedere il mio, ma io lo vedo, Tu lo vedi? È da lì, ma la camera non lo vede. Io da qua lo vedo. E poi se girate un po' lo specchio, se lo girate un po', leggermente, non tanto, vedete che il tunnel si curva, Avete visto il tunnel? Anche io lo vedo. L'hai visto? Benissimo. Fantastico. Bisogna mettersi in posizioni un po' strane. Sì, bisogna proprio metterci la testa dentro e viene anche riflessa un po' di testa. Bisogna mettersi in posizioni un po' strane, però si vede bene. Ok, bene, in posizione strana. Ok, va bene. bene, abbiamo visto un esperimento con due specchi. Oh, però appunto noi abbiamo due specchi, ma Lucia... E se di specchi ne abbiamo tre? Ah, se ne abbiamo tre, allora veramente possiamo fare delle cose bellissime. Perché con tre specchi possiamo fare un caleidoscopio. E noi ne abbiamo fatto uno abbastanza grande, Non grande come quelli di Olafur e Eliasson che abbiamo visto all'inizio, così quelli complicate. Erano molto grandi. Un po' più semplice, però ci abbiamo provato. Adesso vi facciamo vedere che cosa abbiamo realizzato. Thank you.
Avete visto che belli questi caleidoscopi? Magari qualcuno di voi ne ha già qualcheduno. Noi lo abbiamo fatto. Infatti mi sembrava di aver visto che qualcuno aveva un caleidoscopio. Certo, il caleidoscopio sfrutta proprio questi tre specchi, ok? Noi l'abbiamo fatto molto semplicemente. Allora, adesso dobbiamo però spiegarvi, sapete che oggetti abbiamo usato per fare questo caleidoscopio? Allora, per fare il caleidoscopio abbiamo usato tre specchi e li abbiamo messi come questi qua, come questi che ci fa vedere Lucia, che sono proprio, vedete, messi a triangolo in questo modo, ok? Poi però abbiamo messo degli oggetti dietro. Li avete riconosciuti gli oggetti che c'erano dietro? Mani, certo. C'erano delle mani, ok? Per esempio? C'era la mia faccia, bravi! È vero. Avete visto che quando giro gli occhi... Una squadra. Una giusto? Squadretta, eccola qua. Bravissima. Una squadretta. Mm-hmm. Poi? Poi vediamo se qualcuno riconosce degli altri oggetti. Un vaso. Un vasetto di vetro. Eccolo qua. Sì. Era proprio lui. Poi qualcuno? Una spirale. Eccola qua la spirale. Mm-hmm. Questa spirale. Ecco che si riflette, guardate. Che si vede anche un po', eh? Poi ne avete riconosciuti altri? Poi c'erano delle cose un po' più difficili. Per esempio, questo sapete che cos'è? Bravo, è un cerchioligrafo, un attrezzo per fare i cerchi. Mm-hmm. E poi c'erano degli altri che secondo me voi non avete riconosciuto. Allora, uno è questo. Ma Lucia, che cos'è quello? Beh, questo è un supporto per una lampada. Ah. È strano. È proprio una lampada stranissima. Sì. Però vedi che ha tutte queste aste, no? Messe in modo diverso, che messe dietro e fatte girare facevano quegli effetti geometrici, quelle specie di frecce, di forme geometriche che si creavano. Era un cubo, ma io non l'avevo visto che era un cubo. In effetti era un po' strano. E poi un altro oggetto che secondo me non avete proprio mai visto, o forse dalla nonna, è questo. Guarda un po', questo è un arcolaio che gira, mettendolo dietro naturalmente si sono creati tutti questi riflessi in movimento. Adesso io quello lì l'avevo visto al laboratorio della luce. Ma dai. Sì. E guarda che c'era anche questo, Però forse avevo visto le loro ombre. Non so se qualcuno si ricorda. Se qualcuno si ricorda, avevamo già usato degli oggetti simili in un altro laboratorio che avevamo fatto. E poi dopo, alla fine, abbiamo usato delle immagini colorate. Qui ci sono, per esempio, delle riproduzioni di opere di artisti come Kandinsky, come Boccioni, come anche questo era anche Kandinsky, e quindi molto molto colorate, che però messe dietro e fatte girare avevano tutti i loro effetti colorati e che creavano così una sensazione molto magica. Noi bene. Non possiamo costruirlo qua il caleidoscopio. Sì, e diciamo che non abbiamo più il tempo per farvi vedere come costruire un caleidoscopio, però vi diciamo solo che l'importante è avere tre specchi tutti uguali. Certo. Unirli insieme per fare un prisma e poi dopo guardarci dentro. Poi a volte si può mettere anche qualcosa davanti per creare degli effetti o delle carte colorate o delle carte traforate. Ma se andate su internet e cercate caleidoscopi, come costruire un caleidoscopio, trovate un sacco di tutorial e quindi vi potete anche sbizzarrire e crearne uno voi. Ma magari noi della scatola gialla prima o poi possiamo fare un laboratorio così. Sì, certo, certo. Okay. Anche già fatto. Allora, ne facciamo degli altri. Allora. Ne faremo degli altri. Bene. Bene. Noi speriamo che vi sia piaciuto tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo ancora una cosa da fare, solamente più quella di salutarci. Però questa volta ci salutiamo in un modo un po' particolare. Adesso io vado a prendere una cosa. Sì. Aspetta, tu spiegagli come ci dobbiamo salutare. Sì.
Sì, perché gli specchi hanno anche questa particolarità, che sono, a volte svelano dei segreti, no? Perché ci fanno vedere delle parti, delle zone che magari normalmente non si vedono, delle zone nascoste, no? Io metto uno specchio e posso vedere cosa c'è dietro l'angolo, oppure cosa c'è sopra, sotto. Allora adesso noi prendiamo un grande specchio e vi facciamo vedere cosa c'è di fronte a noi. Vediamo se riuscite a vedere. Certo. Dilla. Non c'è nessun problema. Allora, tu dopo te lo diciamo, ma... Ok, arriverà. Guardate invece qua. Ci salutiamo in questo modo qua. Dovete allora, salutarvi un po' anche chi voi c'è nello dietro. Stesso modo. C'è no, Elena. Non ci salutiamo con le mani così. Allora, prendete lo specchio e fateci vedere cosa c'è dall'altra parte. Prendete allora, anche voi lo specchio. Guardate qua, io... Prendete il vostro specchio, lo mettete di fronte. E così ci fate vedere cosa c'è, quello poi, che volete farci vedere, perché certo. Magari... E ci salutate, ecco. Come al solito, anche con la torcia. E noi abbiamo Elena, Andrea e Daniele, che anche vi salutano, anche con la torcia. Quelli che ci salutano con la torcia. Eccoli qua. Ciao! E che hanno permesso di realizzare il nostro laboratorio. Mm-hmm. Bene. Grazie a tutti. Vi ringraziamo ragazzi. Tantissimo e speriamo di ricevere le vostre immagini, le vostre foto con i vostri lavori e che vi divertiate tanto con i riflessi. Ok. Okay? Seguite il nostro... Grazie. Grazie a voi. Allora ci vediamo ai prossimi laboratori allora. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao.